Buonasera, siamo ai giornali che stanno uscendo proprio in questo momento. Corriere della Sera e Repubblica, entrambi aprono sull'appoggio di Prodi al centro-sinistra renziano. Ecco il Corriere della Sera, Prodi con il PD. È per l'unità, l'ira di Grasso, perché Prodi ha detto anche che le forze fuori dalla coalizione non stanno lavorando per l'unità. Vediamo infatti la Repubblica, eccola qua, Prodi a Grasso, Renzi ha sbagliato, ma scelgo la coalizione. Quindi Prodi che sta con il centro-sinistra. E ora ci spostiamo negli Stati Uniti perché c'è grande attesa proprio in questo momento per la prima volta di Donald Trump al Congresso per il discorso sullo Stato dell'Unione. Parlerà praticamente alle 21 americane, che sono le 3 del mattino qui in Italia, quindi insomma fra poche ore. Sappiamo che sarà un discorso molto positivo, insisterà sul boom della borsa, sui posti di lavoro, sugli investimenti delle aziende. Ha appena fatto anche un intervento nelle televisioni americane. E ha detto, fra le altre cose, voglio vedere, vediamo proprio qui la sua frase, voglio vedere il nostro paese unificato. E sappiamo anche che il controdiscorso che i democratici hanno affidato, il controdiscorso al deputato Joe Kennedy III, che è il pronipote di JFK e un astro nascente del Partito Democratico. Quindi, insomma, staremo a vedere cosa succede nelle prossime ore.